Silent night, holy night. Carissimi, siamo giunti alla terza domenica di Avvento, la domenica della gioia, perché è un invito pressante. Nella prima lettura, il profeta Isaia: io gioisco pienamente nel Signore. San Paolo ai Tessalonicensi: fratelli, siate lieti. Il motivo della gioia: perché il Signore è vicino. Il nostro percorso di Avvento nella prima domenica si è sintetizzato attorno alla parola attenzione, nella seconda domenica alla parola consolazione, oggi in questa terza domenica alla parola consacrazione. Il profeta Isaia, nell'annunciare la venuta del Messia, lo annuncia come l'unto di Dio. Le parole che ascoltiamo nella prima lettura: il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Il Messia è il consacrato di Dio, è l'unto di Dio, per una missione molto bella: liberazione, una missione di predicazione della lieta notizia, una missione di opera di giustizia. Fratelli carissimi, anche noi siamo consacrati. È Dio che ci consacra nel suo Spirito. Abbiamo ricevuto l'unzione dello Spirito nel battesimo, nella giornata della cresima. Continuamente lo Spirito ci unge con la sua grazia nei sacramenti, e siamo consacrati da Lui perché possiamo continuare la missione di Gesù. Anche noi siamo chiamati a portare il lieto annunzio, a fasciare le piaghe. Ancora ritorna alla nostra mente l'esperienza e la testimonianza del buon samaritano, che si piega e fascia le piaghe dei cuori spezzati e unge con l'olio della letizia. Noi siamo chiamati a questa bellissima missione, consacrati per fasciare, per proclamare la libertà ai prigionieri, la giustizia. Noi solitamente consacriamo cose materiali al Padre, consacriamo le chiese, consacriamo gesti, consacriamo oggetti, ma è Lui che consacra noi, cioè ci avvince sempre di più con la forza infinita del suo amore, perché possiamo a nostra volta continuare la missione del Figlio suo. Ecco, viviamo così questa terza settimana di Avvento con la gioia nel cuore, perché il Signore è vicino, perché ci chiama come Suoi consacrati a continuare la sua missione.